chiama controllo del vicinato ed è la nuova forma di sicurezza partecipata che vede un coinvolgimento attivo dei cittadini che avranno il compito di segnalare situazioni anomale e di pericolo. È stato firmato un protocollo d'intesa tra Prefettura, Comune e Confcommercio, da cui è scaturito proprio questo progetto, che ha l'intento unitario di rafforzare prevenzione e controllo del territorio, facendo così rete con le forze dell'ordine. Le nostre attività sono un presidio sociale, un controllo anche un po' delle strade. Siamo orgogliosi di questo compito, perché amiamo la città e siamo orgogliosi dell'amministrazione, del prefetto, che hanno voluto integrarci in questo progetto che dovrebbe andare lontano, perché insieme si riesce a fare molto di più che nelle singole attività di ognuno di noi. L'esercizio commerciale che denota qualche cosa di strano sulla strada o nel negozio può telefonare a un numero dedicato che è presso la Polizia Municipale e può mandare anche una PEC. Quindi la Polizia Municipale è il recettore primo di questa notizia, la valuta e poi la inoltra alle forze di polizia se necessario per i necessari interventi. Si tratta di un format che ha già preso piede nell'Aretino e che da adesso interesserà i commercianti del centro storico di Arezzo. Il cuore della città sarà suddiviso in zone, ognuna delle quali avrà un referente scelto tra gli stessi commercianti, al quale i colleghi potranno rivolgersi per le segnalazioni. Verranno formati dalle forze di polizia, di modo che ci siano delle attività su cui questi soggetti possano essere formati e rispetto ai quali possano poi essere in grado di riferire alla Polizia Municipale, che fa da punto di snodo con le forze di polizia statali, che appunto si attiveranno in relazione appunto a queste informazioni che verranno veicolate utilizzando poi strumenti appunto di comunicazione, che sono i classici strumenti WhatsApp e strumenti di comunicazione moderni.